la conoscenza, chi lavora in questi settori non è che si diverte, deve campare, sono dei professionisti che devono vivere del loro lavoro. E questa è una cosa molto rilevante. Io a me mi piace che la televisione fa sorprendere il tempo e tirando, quindi darei la parola a Francesco Vitucci dell'ADI, cioè l'associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani. E qua possiamo. Quindi ringrazio anche Giulia e Maria Valori sia per averci aiutato nella conduzione della conferenza stampa, sia per averci dato la possibilità oggi di disseminare in ambito scientifico i risultati di questa ricerca. E sì, se possiamo passare al lavoro, così andiamo subito nel cuore. Allora, noi abbiamo fatto un'indagine su, un'indagine campione, abbiamo trovato la forza, forse dovrebbe fare il Ministero, su 23 università pubbliche, sull'andamento con gli anni del numero di borse di dottorato di ricerca. Il risultato, mi sembra abbastanza chiaro dall'immagine, è stata una diminuzione di circa il 30%, più o meno, però ci sono dei motivi, cioè ogni ricerca ha tutti i dettagli, ci sono le borse che non sono del Ministero, sono le borse degli enti di ricerca, eccetera. Quello che a me interessava è vedere, ma l'università pubblica finanzia questo dottorato di ricerca, finanzia la possibilità che ci siano nuovi ricercatori? Il risultato è che la sta definanziando il 30% in 4 anni. Significa che su 3 borse una non è stata più emanata. Siamo di fronte a una diminuzione incredibile, è totalmente miope e totalmente contraria a tutti gli andamenti in Europa di questi indicatori. Passando alla slide successiva, questa un po' più densa, abbiamo voluto, allora si parla tanto di precariato universitario, ma i dati su questo fenomeno sono veramente, uno, allucinanti e due, molto difficili da reperire. E questo, c'è cioè, un mio amico che me lo dice sempre, quando una categoria non è facile da censire vuol dire che si nasconde veramente qualcosa di grosso sotto. Allora noi abbiamo tentato di fare un andamento insieme, prendendo uno storico di un'indagine del coordinamento precario dell'università che è fornito dei dati degli ultimi tre anni, abbiamo tentato di vedere quanti sono e che cosa sta succedendo a questi precari dell'università in Italia. Allora, dai dati del coordinamento precario dell'università 2008-2010, non so se si nota una nuova tendenza, quella di prima, ci dice che negli ultimi 3 anni sono stati espulsi dall'università 10.000 precari l'anno. Questi sono numeri agghiaccianti, e questa è la parola usata nel rapporto del coordinamento precario dell'università. 10.000 precari l'anno sono numeri agghiaccianti, ma non che hanno cambiato, sono stati assunti, sono stati espulsi dall'università. Nell'ultimo anno, a causa della riforma Gelmini, che si è praticamente configurata come una sovranormazione e ha bloccato praticamente il funzionamento dell'università. È chiaro che si tratta di una fase transitoria, forse si doveva fare un qualcosa di un po' più agile da provare. Nell'ultimo anno i ricercatori, parliamo soltanto di ricerca, di precari della ricerca, non parliamo di precari della docenza, c'è una fenomenologia incredibile di precari che stanno con compensi da fame, 1.500 euro l'anno per avere un corso in attesa di poter avere una posizione. C'è una fenomenologia allucinante. Sono i precari della ricerca, cioè quelli censiti, questi sono dati del Ministero. Allora, nell'ultimo anno, cioè dal 2010 al 2011, sono stati espulsi 20.000 persone, 20.000 precari della ricerca. E il numero qui non c'è, chiaramente non ho tutti i dati qui perché vi annoierei a monte, ma se nell'ultimo anno 20.000 persone sono state espulse e la proporzione tra ricercatori precari e dottorati e ricercatori strutturati prima di questa espulsione era a favore dei precari, cioè c'erano più precari di quanti ricercatori strutturati c'erano nelle università italiane, cioè l'università sopravviveva soltanto ed esclusivamente per l'apporto di queste persone che in condizioni veramente disastrose per amore della ricerca, per tentare di dare uno sbocco ai propri studi. Qui stiamo parlando di persone di non 18 anni, non 25 anni, stiamo parlando di persone di 30, 40 anni, che hanno dato tutta la vita per fare ricerca e qui è stato negato l'ingresso all'università. Allora,
Abbiamo anche provato a fare uno studio molto ottimistico, molto minimale, perché dare delle stime, cioè questo non è uno studio, è una stima. Se dico che è uno studio mi avrebbero ragione gli scienziati domani, perché fare uno studio su queste cose, finché i dati non ci sono, e i dati non ci siano, non so, per carità di cuore, non ci sono sui precari della docenza, e abbiamo provato a dire che cosa succederà da qui a 2 o 3 anni di tutti questi precari. Allora, una nostra stima ottimistica, solo sui dati, ci dice che l'85% verrà espulso. Questa è una stima sui dati che ci sono. Chiunque però è nell'università italiana e la conosce minimamente, sa bene la gente che è in attesa, tra virgolette, di riuscire ad entrare all'università è un popolo sconfinato. E con le nuove regole, con le leggi Gelmini, col fatto che non si potranno avere di nuovo illimitato un contratto, potrebbe anche essere una cosa logica, ma forse va inquadrata bene nella situazione dell'università italiana, verranno espulsi, praticamente verrà espulso il 95% delle persone che hanno lavorato nell'università, non che aspirano ad entrare. Cioè, sto parlando di dire facciamo un collo di bottiglia molto stretto per selezionare la qualità. No, noi stiamo dicendo quelli che hanno lavorato nell'università verranno espulsi. Allora, ci sono due elementi fondamentali. Allora, abbiamo fatto anche vedere che questa espulsione non coincide con la qualità. Cioè, proprio lì dove i dipartimenti vanno meglio, utilizzano più ricercatori precari e la possibilità di inserimento è ancora meno. Cioè, quindi stiamo parlando di un taglio incredibile. Allora, dall'andamento dei pensionamenti, dal blocco del turnover, è finito nel 2011, verrà riproposto, è stato riproposto, non si sa ancora se andrà a buon fine, speriamo di no, il blocco del turnover al 50% massimo e in media nazionale al 20%. Cioè, stiamo parlando di dismettere l'università, cioè stiamo parlando di completamente ridimensionare e cambiare il volto e la struttura dell'università italiana. Allora, questo ce lo dobbiamo, stiamo andando nella migliore delle ipotesi verso un'università di tipo anglosassone. Nella migliore delle ipotesi, in cui magari fosse con la qualità dell'anglosassone, stiamo parlando soltanto del finanziamento, cioè che se la devono pagare gli studenti, che non sarà più un'università alla portata di tutti, che sarà un'università di elite, e sappiamo bene che già di elite ne abbiamo tantissime in Italia, sappiamo bene chi arriva a questi elite. Noi stiamo parlando proprio di procrastinare le differenze sociali, cioè di immobilizzare un'università che già una società che già è immobile, cioè l'università non è un trampolino sociale. Perché? Perché c'è un fenomeno chiamato precariato. Allora, questo, da questa indagine, allora io dico soltanto alcune cose di commento, poi chiudo, perché so che il mestiere del CERN è veramente arduo e bisogna tagliare così. Allora, parliamo di cose. Che cosa chiediamo? Chiediamo, uno, il finanziamento di tutte le borse di studio. Cioè, partiamo dalla radice. Se io non ho una famiglia che mi può mantenere agli studi, e lo Stato lo riconosce, è incredibile che non venga fornita una borsa di studio, perché non costa tanto, ma stiamo parlando di briciole, io mi vergogno di stare in un paese che bisogna chiedere delle briciole per dare il diritto. Allora, questa è la prima richiesta. E poi una cosa fondamentale. In un'università, parliamo del passato tra 2010-2011, in un'università formata da 80.000 persone, il fatto che 20.000 persone vengano espulse non è un problema di tipo sociale. Se una qualsiasi impresa di 80.000 persone perde un quarto del suo personale, il governo è chiamato ad intervenire, non il Ministero dell'Istruzione, il governo è chiamato ad intervenire. E queste persone espulse col 30% di disoccupazione giovanile e non giovanile, cosa andranno a fare? Siamo proprio sicuri che questo ridimensionamento dell'università non stia diventando una piaga sociale? Questi numeri sono veramente allarmanti. Allora, e questa è una richiesta, la nostra associazione, insieme agli archeologi, insieme anche a molti studenti, ha fatto parte di un comitato chiamato Il Nostro Tempo Adesso, in cui ci sono stati anche giovani dell'Italia del Valore che ci hanno aiutato, e insieme a questo comitato noi abbiamo denunciato il fatto che le nuove generazioni, tramite l'utilizzo della rete,
società sono state estromesse da diritti e impossibilitate a esprimere le proprie capacità. Allora, parliamoci chiaro. Chi può salvare questo paese in condizioni disastrose non sono i grandi esperti, come dire, va benissimo la competenza, non sono gli esperti in quanto sono le nuove generazioni, e se non mettiamo queste nuove generazioni in grado di esprimere le proprie capacità e la propria innovazione, non andremo da nessuna parte. Allora noi abbiamo chiesto con questo comitato che non ci sia più il fenomeno del precariato, e con la nuova riforma del lavoro, e io lo devo dire anche e soprattutto in un'occasione in cui ci sono esponenti politici che poi voteranno queste norme. Allora, se diciamo che la riforma dell'articolo 18 è inaccettabile, e non lo diciamo perché, almeno personalmente, non credo, come dice il Presidente della Comunità, non ci saranno licenziamenti di massa, forse non ci saranno, ma il punto non è quello, il punto è il ricatto. Se c'è una via per cui si può essere licenziati e mai viene ammessi nel posto del lavoro, anche se è legittimo, è un canale di ricatto per dire che tu devi sottostare ad alcune regole e non hai nessuna possibilità di esprimerti in maniera differente, critica, personale rispetto a quello che ti viene imposto. Allora, se diciamo che questo non va bene, credo che questo sia il motivo. Questo noi lo sperimentiamo, i precari lo sperimentano da 15 anni. Allora rendiamoci conto che questo fenomeno del ricatto, che un precario tiene dentro di sé perché il suo contratto non gli viene, ma non c'è bisogno di licenziare, il tuo contratto non viene rinnovato, punto e basta, non ci sono giudici. Questa è una cosa che abbiamo già sperimentato. Allora noi chiediamo, questa riforma del lavoro del welfare, ma è possibile che vengano esclusi dal welfare tutti i parasubordinati? Allora guardiamo bene, perché in questa sala, in questo momento, è fondamentale capire questo. Tutti i lavoratori della conoscenza sono quelli che hanno contratti parasubordinati, cioè stiamo colpendo esattamente le migliori risorse di questo paese: giornalisti, ricercatori precari, archeologi, sono tutti con lavori parasubordinati. Allora io ritengo assolutamente intollerabile che ci siano dei lavori che non hanno un minimo salariale, che aumentare la liquidità non significa far passare più il lavoro. E questo ci tengo bene a specificare: se non facciamo questo, la gente non cominceranno a partire solo i ricercatori, come hanno fatto fino ad oggi, ma partiranno tutti, perché è impossibile esprimere la propria professionalità in questo mondo del lavoro proprio per le professionalità più alte. Se non capiamo questo, non stiamo capendo dove stiamo andando. Grazie.